La storia di Alison R. Greaves sul K2 è stata particolare. Morì con cinque alpinisti, i quali decisero di continuare a salire, quando altri, sulla montagna, si erano voltati ed erano scesi scuotendo la testa. Perché hanno continuato? Ci sono molte ragioni per cui le persone corrono rischi estremi. Le risposte non sono mai semplici, soprattutto per chi sceglie di vivere una vita più tranquilla. L'alpinista inglese, una delle figure più contraddittorie ed eccezionali degli anni Ottanta, è stata una ribelle fin dall'adolescenza e ha fatto da sola salite fino ad allora incredibili, anche per gli uomini, come l'Everest senza ossigeno, senza partner e senza sherpa. Tentò di fare altrettanto sul K2, ma morì in discesa a soli 33 anni, travolta da un violento temporale che uccise sette alpinisti e scatenò una delle polemiche più furiose di tutti i tempi. Quello che al tempo non si sapeva è che Alison Greaves e suo marito, Jim Ballard, erano fortemente indebitati. Jim era stato costretto a chiudere il suo negozio di articoli sportivi nel Regno Unito, che aveva contribuito a finanziare le precedenti spedizioni di Alison. Incapace di pagare il mutuo, la loro casa era stata riacquistata dalla banca. Alison aveva da poco intrapreso la carriera di alpinista professionista. E ora era diventata l'unica a lavorare nella famiglia. Per consolidare la sua reputazione di miglior scalatrice britannica e per aumentare gli sponsor, ha intrapreso una missione: scalare le tre montagne più alte del mondo, Everest, K2 e Kanchenjunga, in un solo anno. Era un'impresa che non era mai stata fatta prima. Nel maggio del 95, per prima cosa ha scalato l'Everest in solitaria e senza supporto. Sebbene dal campo base avanzato, sul lato nord della montagna. È stato comunque un risultato impressionante. Appena un mese dopo era in Pakistan per la seconda parte della missione, per scalare il K2. Si è unita a una squadra americana, ma come sull'Everest ha scalato da sola e non supportata sopra il campo base, senza usare ossigeno supplementare. La spedizione è sempre stata afflitta da maltempo. Ma questo è normale sul K2. Entro il 6 agosto avevano fatto molti tentativi, risultati vani a causa del maltempo. La maggior parte della sua squadra ha deciso di fare le valigie e tornare a casa, ma lei e il capo della spedizione hanno deciso di restare e fare un ulteriore tentativo. Sebbene a quel tempo il campo base fosse in gran parte deserto, anche un pugno di alpinisti di altre squadre rimase per un ultimo tentativo. Sono partiti per la vetta il 9 agosto. Raggiunsero il campo 3 solo per scoprire che era stato sepolto da una valanga. Sul K2 non ci sono posti sicuri dove accamparsi, il rischio di valanghe è ovunque, uno dei tanti motivi per cui una montagna così pericolosa. Trascorsero un'ora cercando di localizzare le loro tende, ma poi proseguirono verso il campo 4, a 8.000 metri, che fortunatamente era ancora lì. Il 12 agosto era sereno. Sarebbe stata una buona giornata per andare in vetta, ma erano stanchi per la lunga scalata del giorno prima. Tutti gli alpinisti, compresa Alison, decisero di trascorrere un giorno di riposo al campo e rimandare la vetta all'indomani. Gli alpinisti hanno quindi lasciato il campo 4 per la vetta il 13 agosto. Tra questi alpinisti c'era Peter Hillary, figlio di Edmund Hillary, il primo uomo a scalare l'Everest. Dopo una breve perlustrazione, Peter concluse che faceva troppo freddo e non gli piaceva l'aspetto del tempo, che cambiava in continuazione. E conoscendo abbastanza bene il K2, ha quindi deciso di scendere dalla montagna e alla svelta. Si è rivelata una decisione saggia. Un potente anticiclone si stava avvicinando dal lato cinese settentrionale della montagna. Erano le 17 quando la tempesta raggiunse Peter. Aveva quasi completato la discesa e all'improvviso si ritrovò a lottare per la propria vita, con venti a 150 all'ora orari. La tempesta aveva raggiunto anche il vicino Broad Peak, che era alto circa 500 metri meno del K2. Gli alpinisti su quella montagna stavano già scendendo e guardavano con orrore attraverso la valle perché potevano vedere le persone sul K2, che erano ancora più in alto e che stavano cercando di scendere. Ma ancora più in alto, fuori dalla tempesta, i sei alpinisti, compresa Alison, hanno iniziato a raggiungere la vetta alle 18.
Il tempo era ancora bello lassù e non avevano idea della devastazione che si stava dirigendo verso di loro. Una volta raggiunta la cima, si voltarono per scendere. Non possono essere andati lontano quando la tempesta li ha raggiunti. Senza un posto dove rifugiarsi, non avevano alcuna possibilità. Sono stati letteralmente spazzati via dalla montagna. Qualcuno dal campo base vide col binocolo alcuni alpinisti letteralmente portati via dal vento. Da lassù non arrivarono chiamate radio e non verranno trovati corpi. Solo Jeff Lakes, uno degli alpinisti, riesce a sfuggire a quell'orrore, ma muore al campo 2, a metà discesa, per sfinimento. Alcuni compagni di squadra degli scalatori hanno aspettato i 6 alpinisti al campo 4 per tutto il 14 agosto, ma quando è diventato chiaro che i loro amici non sarebbero tornati, hanno deciso di scendere. Da qualche parte, migliaia di metri sotto la vetta del K2, si imbatterono in uno stivale che sapevano appartenere ad Ellison Hargreaves. Guardarono dall'altra parte e videro un corpo vestito con i suoi caratteristici abiti verdi, disteso in un luogo inaccessibile, circa 2000 metri sotto la cima. Erano esausti e sapevano che non c'era modo di recuperarlo. Hanno continuato a scendere, lasciando la più grande alpinista britannica dove giaceva. Ellison Hargreaves aveva 33 anni. Ha lasciato una figlia di 4 e un figlio di 6. Se solo avesse saputo che circa 25 anni dopo, suo figlio Tom sarebbe morto nella stessa regione in circostanze simili, su un'altra montagna difficile, il Nanga Parbat, forse tutto sarebbe andato diversamente. Ma questa è un'altra storia. Dopo la tragedia, la maggior parte della gente l'ha accusata di essere una persona esaltata ed egoista, che ha causato più morti a causa della sua follia, che voleva provare solo per gli sponsor, di cui aveva bisogno per sostenere la famiglia. Molti hanno approfondito la sua vita privata, sollevando presunti problemi familiari. Insomma, molte parole sono state sprecate e ovviamente la polemica non ha avuto risposta. Oggi, tuttavia, la maggior parte ricorda Hargreaves come un'icona dell'alpinismo femminile, che ha ottenuto risultati straordinari e che ha dato un esempio storico di emancipazione nel perseguire le sue aspirazioni. Una vita vissuta sotto il suo proverbio preferito: meglio vivere un giorno come una tigre che 1000 anni come una pecora. Quello che ha fatto è stato sbagliato? Avrebbe potuto rimediare in qualche modo? Non lo sapremo mai, ed è troppo tardi per pensarci. Quello che sappiamo invece è che Ellison ha seguito fino in fondo il suo istinto, la sua passione e il suo lavoro.